Ciao amici, ok, molto bella la Sailor Kurogan, bellissima la Profit, molto bella anche la Fude, questo non c'entra col nostro kit, molto bella anche la Fude, stiamo parlando però sostanzialmente della stessa penna. La troviamo così, in questo caso la Profit al pennino color argento, mentre invece ad esempio la Fude e la Kurogane hanno il pennino color oro, però stiamo parlando degli stessi innesti, delle stesse cose. E allora, perché non dotare la già bellissima Kurogane del pennino Fude? Possiamo osservare che gli alimentatori, mi porto un po' più vicino alla camera, gli alimentatori sono praticamente i medesimi. Uno è chiaro, questo qua semitrasparente della Kurogane, e quest'altro invece è quello della Fude, anche se non vi sfuggirà che c'è una lieve differenza nel disegno, quindi potrei pensare quasi quasi di adottare, mantenere lo stesso alimentatore che equipaggiava il pennino Fude invece di questo, ma siccome voglio mantenere l'integrità della Kurogane, utilizzerò questo. I pennini, eccoli qua. Come vedete, sia per la Kurogane che per la Fude sono praticamente identici, ma sono identici nel vero senso della parola, cioè è lo stesso pennino, questo è quello della Kurogane, e questo è quello della Fude, che come vedete è semplicemente piegato, proprio storto, come se si fosse danneggiato, per così dire. Questo andava pulito e mi sono macchiato. Come facciamo a sfilare o ad innestare i pennini? Allora, innanzitutto lo posizioniamo. Non c'è in questo caso un fermo, quindi dobbiamo andare un pochettino ad occhio, nel senso che il pennino, vedete, a un certo punto eccederà la misura dell'alimentatore, ma per noi è più interessante osservarlo nel lato posteriore, vediamo se riesco ad inquadrarvelo, eccolo qua, nel lato posteriore che ci dice qualcosina di più. Quindi intanto lo mettiamo così. Non c'è un verso per quel che riguarda l'innesto dell'alimentatore perché è rotondo. Prendo la sezione, con molta delicatezza vado a premere e spingo appena appena. Avete sentito che ha fatto un click anche il pennino e il gioco è fatto. Per cui, come vedete, è vero che non c'è un invito, una guida, qualcosa che ci aiuti a fermare il pennino, però una volta incastrato, per noi è importante intanto guardare che sia posizionato al centro dell'alimentatore. Vi dicevo che una volta però innestato nella sezione, ed è una sezione che non ha un verso, non c'è non so, uno scanso da rispettare, ma come vedete gira un po' da tutte le parti, lo innestiamo e poi lo spingiamo, ci assicuriamo che sia spinto proprio fino in fondo, ma basta una pressione leggerissima. Il gioco è fatto e adesso non mi resta che andare a montare la Kurogane. Intanto ci metto il suo converter, perché il converter della Kurogane è dorato, quindi fa proprio il pandan con tutta la penna. Monto, la rimonto così. E adesso, cari signori, questa è una Kurogane veramente in edizione speciale perché il pennino è un pennino Fude. Bene, credo di avervi raccontato tutto. Ciao amici, vi aspetto alla prossima.